nella chat. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti ad un nuovo incontro. Questi incontri fanno parte di una serie di momenti di confronto con i nostri esperti e chiamati, denominati come ispirazionali. Questo è un percorso svolto da FEM insieme con DIG e oggi qui con noi, infatti, abbiamo il direttore di DIG, Alberto Nerazzini, al quale tra pochissimo darò la parola. Vi ricordo che stiamo svolgendo un'attività, Future Education Journalism, un percorso che ci ha accompagnato durante questi mesi insieme proprio con l'associazione DIG e oggi ci sarà un'altra tappa. Alberto ci parlerà di verità, potere e libertà, quindi del giornalismo e del documentario. Lascio la parola ad Alberto e vi auguro a tutti buona lezione. Ringrazio anche Elisa Satta per essere qui con noi come tutor d'aula. Buona lezione a tutti, a te la parola, Alberto. Grazie Anna Maria e buonasera, buonasera a tutti. Già, insomma, vorrei togliere una parola da questa presentazione, vorrei solo togliere la parola lezione, vorrei proprio evitare di stare nel mondo, nel contesto della lezione, anzi mi piacerebbe soprattutto intraprendere un confronto, rispondere a delle domande, insomma, fare un incontro il più possibile aperto. Avete parlato già, grazie ancora a Maria Elisa, di DIG. Insomma, due parole soltanto su DIG, la nostra associazione che dal 2015 supporta il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo investigativo e il giornalismo di qualità, ma anche l'accesso all'informazione e la libertà di espressione. Facciamo un festival ogni anno. Da 4 anni siamo a Modena, abbiamo lasciato Riccione, dove abbiamo celebrato le prime edizioni del nostro DIG Festival. Quest'anno saremo in onda con il festival dal 21 al 24 di settembre e spero che, insomma, tanti presenti sono invitati, se non obbligati ad esserci. Battutaccia, però spero di vedervi a fine settembre a Modena. Il titolo di questo incontro, appunto, è Verità, potere, libertà, è bello altisonante, diciamo così, però sono tre temi che sono maledettamente intrecciati l'uno con l'altro, quindi procedendo e offrendovi magari la mia soggettiva. Il giornalista, insomma, da circa un quarto di secolo cerca di fare il giornalista d'inchiesta in Italia, nel nostro paese. Magari possiamo, insomma, trovare degli spunti da condividere per parlare di quello che poi fondamentalmente è il nostro contesto di democrazia, chiamiamola così, e di vita. Appunto, verità è una parola pesantissima, una parola chiusa, una parola che non mi fa impazzire, una parola che spesso è abbinata al concetto, all'attività del giornalista, assieme magari all'altra parola, oggettività, obiettività. Sono due parole, obiettività, verità, che non. Soprattutto obiettività, bisognerebbe subito cancellarla dal vocabolario, diciamo, del giornalismo. È una grandissima bubola che il giornalista deve essere obiettivo, oggettivo e di fatto sia oggettivo, obiettivo. Quindi c'è chi sostiene, io sono un po' fra quelli, che insomma non deve esserlo, ma soprattutto il punto è un altro, non può oggettivamente esserlo, perché il giornalista che deve studiare, che deve decifrare, che deve raccontare, che deve
studiare una vicenda poi offre al suo lettore, al suo spettatore, al suo diciamo destinatario del suo lavoro, gli offre un punto di vista sempre, anche quindi non esiste proprio il concetto di obiettività, e anzi più studia e più entra dentro una vicenda il giornalista necessariamente dà un suo punto di vista che è proprio figlio anche dello studio. Certo, deve essere coerente, deve essere neutrale, non deve lavorare per tesi, questo è un altro tema. Spesso in Italia, in quelle che vengono genericamente chiamate inchieste, che non sono tante, si lavora purtroppo per tesi. Mentre il concetto di verità, che è altrettanto spaventoso, diciamo così, è una parola chiusa, una parola pesante, appunto, caratterizza tutto ciò che è vero, perché conforma una realtà appunto oggettiva, obiettiva, però insomma lo è vero in senso assoluto, ed è difficile oggettivamente. Questa è la mia esperienza, io lavoro molto sull'empirico in questo anche incontro, vorrei solo dare delle mie esperienze, diciamo il frutto della mia esperienza lavorativa. La verità è una parola scivolosa, una parola, spesso non ce n'è solo una, ecco, per esempio ci sono diverse verità dentro una vicenda, dentro una storia. Molto difficilmente, e trovo poco corretto, puntare a una verità assoluta. E le due cose appunto vanno assieme, cercare la verità spesso vuol dire lavorare per tesi, in un'estremizzazione, in una semplificazione che spesso a questo ti obbliga il lavoro del giornalista, cioè semplificare, banalizzare e trattare le faccende, le vicende in poco tempo, purtroppo. Comunque verità e potere sono indubbiamente due questioni molto intrecciate fra loro. Ci pensi per esempio alle tante storie drammatiche e terrificanti della nostra democrazia. Ci pensi alla strategia della tensione, ci pensi alle stragi di Piazza Fontana, o alla strage di Bologna, dove la verità c'è di fatto, una verità è stata ricostruita, è stata raggiunta, ma quasi sempre questa verità non è affiancata da una verità giudiziaria. Sono paradossi abbastanza nostrani, abbastanza italiani, però proprio perché in queste vicende il concetto di potere gioca un ruolo fondamentale. Ecco, trovo appunto che, venendo alla parola, l'altra parola molto interessante e importante, cioè potere, non è facile oggettivamente definire, non è neanche, diciamo, il mio interesse, non voglio neanche provarci. Mi piace solo magari discutere con voi, se qualcuno di voi lo ha letto, o comunque segnalarvi un libro molto, molto, molto potente, molto interessante, che è questo libro di Marco D'Eramo, che si intitola Dominio, Feltrinelli, uscito credo un paio di anni fa. Marco D'Eramo, si chiama edizione ottobre 2020, 3 anni fa, quasi 2 anni e mezzo fa. Marco D'Eramo è bellissima testa, è anche un giornalista, è un sociologo, ha scritto diversi libri, Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti, Il maiale in grattacielo, Chicago, una storia del nostro futuro, questo è un grandissimo libro, metà degli anni 90. Comunque, Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. L'ho ritirato fuori prima di incontrarvi, di fare questa chiacchierata, perché
Pensando al potere, qui faccio un passo indietro inevitabilmente, io penso spesso anche a Pierpaolo Pasolini, che insomma vorrei citare con cautela, spesso citato un po' a sproposito. Ci sono tante cose in comune, paradossalmente, fra questi due pensatori e giornalisti, Pierpaolo Pasolini. Era un grande giornalista, fra le tante cose. Nel 74, quindi in un'epoca piena, diciamo, della già citata strategia della tensione, il Corriere della Sera, Pasolini parlava di, lo faceva spesso, ma questo articolo, che cos'è la cultura di una nazione, si può trovare tranquillamente anche su internet, ovviamente, comunque appartiene ai celebri scritti corsari, parla di questo dal suo punto di vista del potere e parla di, qua leggo, oggi quasi di colpo in una specie di avvento, scriveva, distinzione, unificazione storica hanno ceduto il posto a una omologazione che realizza quasi miracolosamente il sogno interclassista del vecchio potere. A cosa è dovuto tale omologazione? Evidentemente a un nuovo potere. Lui dice che scrive potere con la P maiuscola, poi è in polemica in quel momento con Maurizio Ferrara, pensate un po', il padre del nostro contemporaneo Ferrara, che insomma è figlio appunto di Maurizio Ferrara, che era un dirigente del Partito Comunista. Quindi erano in polemica perché Maurizio Ferrara accusava Pasolini di razionalismo, di essere un esteta e di altre cose simili. Comunque lui scrive potere con la P maiuscola solo perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo potere e chi lo rappresenti, scrive. So semplicemente che c'è. Conosco, anche perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto. Vado random a leggere passaggi di Pasolini. Dunque questo nuovo potere non ha ancora rappresentato da nessuno, è dovuto a una mutazione della classe dominante in analogie. In realtà, se proprio vogliamo conservare la vecchia terminologia, una forma totale di fascismo. Ma questo potere ha anche omologato culturalmente l'Italia. Si tratta dunque di un'omologazione repressiva. Quindi lui parla di questo nuovo potere che non riesce bene a, non riesce a dargli un volto, non riesce a definirlo, non riesce a capire da chi è esattamente rappresentato, però è chiaramente lì, è chiaramente sempre più solido e si sta manifestando. Dice Pasolini, anche a un tale livello di comunicazione linguistica che è devastante. Quindi parla di una mutazione antropologica degli italiani e di una completa omologazione a un unico modello. Vabbè, Pasolini, direi che parliamo bene dell'ottimo Pasolini, però stava in un'epoca, cioè, ben diversa dalla nostra, da tempo, insomma, si soffermava su questa nuova forma, la mutazione del potere, che era molto legata anche al consumismo, come sapete, sia dal suo punto di vista, però lui insomma, ci lavorava quotidianamente e soprattutto cercava di scriverne il più possibile. Quindi fa anche un esempio, perché dice, ora tutti gli italiani giovani compiono atti identici, hanno questo stesso linguaggio fisico, sono interscambiabili. Cosa vecchia come il mondo, si è limitata a una classe sociale, a una categoria. Ma il fatto è che questi atti culturali, questo linguaggio somatico, sono interclassisti. In una piazza piena di giovani nessuno potrà più distinguere dal suo corpo un operaio da uno studente, un fascista da un antifascista, cosa che era ancora possibile nel 1968. Dopodiché, per chiudere, lui fa anche, parla proprio delle stragi, quelle che abbiamo già citato, e dice che praticamente, qua il passaggio, le strage di Milano e di Brescia, ecco, l'articolo che ha suscitato questa polemica, sempre del giugno del 74, dicevo che i responsabili reali delle stragi di Milano e di Brescia sono il governo e la polizia italiana, perché se governo e polizia avessero voluto, tali stragi non ci sarebbero state.
È un luogo comune, addirittura scrive nel 74. Ebbene, a questo punto mi farò definitivamente ridere dietro dicendo che responsabili di queste stragi siamo anche noi progressisti, antifascisti, uomini di sinistra. Infatti, in tutti questi anni non abbiamo fatto nulla. Tutte cose vere, tutte cose assolutamente condivisibili e coraggiose, scritte da Pasolini nel lontano 74. Ma sono davvero molto simili, ci sono dei parallelismi pazzeschi con quello che invece scrive nel 2020 Marco D'Eramo. Marco D'Eramo parte proprio da un... tanto entrambi si occupano molto di politica in senso alto e di disuguaglianze, che è un po' quello che secondo me dovrebbe riguardare anche l'attività di un giornalista al giorno d'oggi. Marco D'Eramo parla proprio di questa rivoluzione, inizia proprio così nel suo libro, parlando di potere, di disuguaglianze, di quello che è successo dal suo punto di vista negli ultimi decenni, parla di questa rivoluzione. Perché noi spesso quando pensiamo alla rivoluzione dal basso, no? Pensiamo alla rivoluzione francese, pensiamo alla rivoluzione russa, o alla rivoluzione di Haiti contro la schiavitù, insomma, rivoluzioni dal basso. In realtà Eramo ci trascina a ragionare attorno alla rivoluzione che è avvenuta invece in questi decenni dall'alto. Ed è interessante perché nel suo prologo, nel suo inizio proprio del libro, tira fuori un passaggio dalla politica di Aristotele, e quindi un passaggio scritto 2400 anni fa, che giustamente D'Eramo definisce splendido e inspiegabilmente ignorato. Praticamente Aristotele letteralmente scriveva 2400 anni fa: coloro che vogliono l'eguaglianza si ribellano se pensano di avere di meno, pur essendo uguali a quelli che hanno di più, mentre quelli che vogliono diseguaglianza e superiorità si rivoltano se suppongono che, per esempio, pur essendo diseguali, non hanno di più, ma lo stesso o di meno degli altri. In effetti, quelli che sono inferiori si ribellano per essere uguali, quelli che sono uguali per essere grandi. In altre parole, i dominati si ribellano perché non sono abbastanza uguali, mentre i dominanti si rivoltano perché sono troppo uguali, perché sono sempre più deboli a cercare uguaglianza e giustizia, mentre che alla forza non ci pensano più. Quindi è una tesi dominante, scrive Eramo, perché è proprio quello che è successo negli ultimi tempi, cioè proprio alla fine degli anni 60, secondo Eramo, quindi, come diceva Pasolini, fino al 68 nel suo articolo diceva, anche vedendo le risonanze, in una piazza sarebbe stato facile differenziare, trovare la differenza fra un operaio e uno studente, fra un fascista e un antifascista. Dal 68 in poi questo è diventato più difficile, proprio perché il potere è diventato più misterioso, più inafferrabile, più nascosto. E quindi invece D'Eramo dice che proprio in quegli anni lì è partita questa rivoluzione dall'alto, cioè dei dominanti, non dei dominati, che in una democrazia, a differenza delle oligarchie, visto che nelle oligarchie dove governano i ricchi, per intenderci, a rivoltarsi sono i più, questo lo scrive ancora Aristotele, ritenendo di essere trattati ingiustamente perché, pur essendo uguali, non hanno gli stessi diritti degli altri, mentre le democrazie sono i notabili a rivoltarsi perché hanno gli stessi diritti degli altri pur non essendo uguali. Cioè, non vogliono più essere uguali i dominanti, i ricchi, ed è quello che è successo alla fine degli anni 60, degli anni 70, cioè abbiamo vissuto una rivoluzione dall'alto che ha poi portato, secondo D'Eramo, in estrema sintesi, fine di questa guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, come la chiama lui, ha portato al governo definitivamente ricchi, per colpa anche, altra assonanza con Pasolini, delle persone progressiste, le persone in America chiamano liberals magari, le persone di sinistra, come citava esattamente
sempre dal suo punto di vista, Pasolini, che non hanno fatto nulla, che si sono fatti fottere da questa rivoluzione senza batter ciglio, no? In questi anni abbiamo dato, per esempio, tutto quello che, senza neanche se ne accorgessimo, altro esempio che fa bene, tutto quello che potevamo dare alle corporazioni, per esempio del web, no? Tutti i dati ci siamo fatti fottere letteralmente senza accorgersene. Abbiamo lasciato cambiare questo mondo a somiglianza dei dominanti senza opporre resistenza, proprio perché secondo l'Eramo c'è un elemento di così, questi dice letteralmente. L'opinione cosiddetta progressista prevale la tendenza a sottostimare gli avversari, a rubricarne le vittorie sotto le voci di mal di pancia, esasperazione, risentimenti, ignoranza. È esattamente quello che diceva Pasolini molti anni prima, quando parlava addirittura di una corresponsabilità degli uomini di sinistra progressisti nelle bombe della strategia della tensione. Sono provocazioni, ma fino a un certo punto, secondo me, perché sono riflessioni molto, molto aggrappate, ben aggrappate alla realtà. Vi invito a leggerlo se non l'avete fatto, questo libro è davvero, davvero interessante, a tratti illuminante, il libro di Eramo. Però tutto questo per dire che, secondo me, un giornalista oggi dovrebbe proprio cercare di trattare, di lavorare su questo potere che già nel 74 Bottino Pasolini scriveva con la P maiuscola e indubbiamente oggi è ancora più difficile da sfidare, da individuare. Ha preso molte più forme, molte più facce, non c'è solo il potere magari molto legato, diciamo, agli anni 60 di cui abbiamo già parlato, che era molto legato magari allo Stato, alla politica in senso lato. Il potere oggi è ben diverso, ha altre facce, legato alla finanza, legato alle corporazioni, legato alle mafie che sono anche quelle molto diverse dalla rappresentazione che il giornalismo quotidianamente, quando lo fa, dà di loro. Cioè, c'è ancora una tensione, diciamo, allo stereotipo superatissimo quando si parla della criminalità organizzata italiana. Quindi il potere, anche qui mi affido agli esempi che fa Eramo nel suo libro, il potere. Noi abbiamo questa abitudine a pensarlo, a immaginarlo come un gioco a somma zero, cioè un gioco, c'è questa idea, dice proprio lui, pokeristica del potere, cioè quello che vinco io lo perdi tu, la somma fra quello che vinco io e quello che perdi tu. Da zero è uguale a zero. Ecco, questo non è così, non è un gioco a somma zero, anzi il potere è una tecnologia che nel tempo si migliora, progredisce, si evolve e quindi indubbiamente oggi su di noi cittadini è esercitato un potere molto più forte, complesso. Comunque si esercita molto più potere rispetto a decenni fa. E gli esempi possono essere tantissimi, ma forse quello più semplice è immaginare come magari 30-40 anni fa, insomma, se uno voleva sparire, voleva darsi la clandestinità, lo poteva fare davvero, davvero con un'estrema facilità rispetto ad oggi, no? Oggi sei molto più controllato, ci sono le camere di sorveglianza ovunque, ci sono le intercettazioni
digitali, ci sono i controlli quando ti muovi da un paese all'altro, da uno stato all'altro, ormai ti fotografano l'iride, ti prendono le impronte delle mani, molto più difficile sparire 30-40 anni fa. Basta un documento falso, poteva tranquillamente sparire. Tutto questo si chiede come mai, in un mondo così dove noi, se vogliamo sparire, praticamente non vediamo come si possa fare, non ci chiediamo come sia stato magari possibile per un mattone messina denaro sparire a casa sua senza neanche andare chissà dove per decenni. Ecco allora che forse potere e verità sono schifosamente intrecciati fra loro, nel senso che il potere può controllare tranquillamente una verità, una vicenda, per esempio, come quella del mitico Matteo Messina Denaro, latitante per decenni. E quindi, indubbiamente, lo Stato, il potere che lo Stato esercita su un individuo è aumentato tantissimo, e lo Stato per tanti neoliberisti è praticamente finito. In realtà non è finito, semplicemente si è specializzato, si è tenuto dei compiti, molti li ha, viceversa, affidati alle corporazioni, alle multinazionali. Di sicuro le multinazionali sono ormai più potenti dello Stato, però non dimentichiamo che lo Stato c'è e contemporaneamente esercita un potere ancora superiore rispetto al passato. Quindi, al di là della mia vicenda giornalistica, mi sono sempre interessato, diciamo, di potere, però io trovo che dentro questo grande mondo del potere ci sia da lavorare da un punto di vista giornalistico. Sicuramente il potere che riguarda magari il nostro paese, le vicende che spesso raccontiamo, cerchiamo di raccontare, nei rari esempi di inchiesta giornalistica, sono quisquilie rispetto al grande disegno del potere internazionale. Però quello che è importante, secondo me, è, come giornalista, lavorare su queste forme di potere che vengono esercitate sugli individui. E quindi anche, non so, sanità, dove anche c'è tanta ignoranza, c'è tanta assenza di approfondimento, di indagine su quello che accade nella sanità, cioè il cittadino non ha spesso idea di quello che succede dentro un ospedale, e quindi quello è un tema da approfondire giornalisticamente, secondo me, come è un tema lavorare sulla criminalità organizzata, sulla grande specialità italiana, la mafia italiana, e cercare di farlo in una maniera il più possibile sganciata da stereotipi. Sui giornali, proprio anche di questi giorni, stando per un attimo la criminalità organizzata, abbiamo visto operazioni nella capitale, a Roma, si parla di 'ndrangheta, si parla di camorra, si parla del cuore pulsante della movida romana. Per esempio, c'è uscita la notizia di un noto ristorante nel Ponte Milvio, che era stato sequestrato perché era stato acquistato da personaggi pulitissimi, ma chiaramente in mano alle cosche calabresi. C'è quell'elemento lì, c'è l'elemento del ristorante, del riciclaggio di questo tipo, ma davvero, davvero non c'è mai una rappresentazione, anche perché è terribilmente difficile ormai riuscire a darla, quantificarla, del riciclaggio su vasta scala
delle mafie italiane, che vuol dire alta finanza, che vuol dire fondi, che vuol dire fondi immobiliari, che vuol dire fondi che arrivano dall'estero, fanno il giro e tornano magari alle nostre città, calando miliardi di euro su una città come Milano, per esempio, dove tantissimi miliardi di euro in epoca pre-pandemica erano pronti a cadere, ed è l'unica città dove la pandemia non ha spostato praticamente di nulla gli investimenti, perché probabilmente quegli investimenti con la pandemia sono diventati spesso a rischio, sapevano da fare, quindi viene forte il sospetto del riciclaggio. E comunque tutte le regole dell'antiriciclaggio, tornando al lavoro di giornalista, non vengono quasi mai rispettate, perché cose comuni, cose che conosciamo tutti, di cui abbiamo letto, sempre a Milano, lo stadio di Milano, no? Quest'idea quasi demenziale di costruire uno stadio nuovo, e anche lì l'idea pre-pandemica, la che decide di investire nel 2020 in piena pandemia, quando non si sa nemmeno che tipo di futuro può avere uno stadio, decidere di investire miliardi in un nuovo stadio, ma soprattutto né l'Inter né il Milan sono stati in grado di rispondere al quesito principe dell'antiriciclaggio, cioè di chi è il Milan, di chi è l'Inter, chi è il beneficial owner, il proprietario finale di queste due società. Nessuno dei due, delle due entità giuridiche, Milan e Inter, nessuno dei due ha dato la risposta, perché si parla di offshore, si parla di strutture poco limpide, per non dire completamente oscure. Quindi, indubbiamente, io sono un po' fissato con questi temi, ma sono sempre stato affascinato dal potere, mi è sempre interessato. Ho fatto anche un podcast dedicato alla strage di Piazza Fontana, penso a quelle cose che abbiamo detto fino qui, ed è fondamentalmente un podcast tutto dedicato al potere e le sue manifestazioni. La vicenda di Piazza Fontana, anche 50 anni dopo, è ancora lì, che offre margini di inchiesta, margini di approfondimento e offre scampoli di verità. Quindi questo vuol dire che davvero il giornalismo non ha fatto un buon lavoro in questi 10 anni. Detto questo, fermatemi, ci sono domande, mi rendo conto che siamo partiti un po' in maniera anarchica, come forse piace a me. Mi piacerebbe anche citare Mi piacerebbe anche citare un personaggio che è molto semplicemente un punto di riferimento per il giornalismo investigativo, che è I.F. Stone. Lo cito sempre perché quando uno inizia a parlare di giornalismo investigativo è difficile trovare dei punti di riferimento. Non credo che sia molto, già lo so per certo che non è molto, molto conosciuto in Italia, ma I.F. Stone è un giornalista americano, stiamo parlando di un giornalista del Novecento, del pieno Novecento, nato proprio all'inizio del Novecento, un giornalista che non, insomma, dopo una serie di avventure, anche di successo in grandi testate americane, a un certo punto decide di rimanere senza lavoro, ma quasi decide di aprire il suo blog, quello che oggi sarebbe un blog, una sua fanzine, una fanzine veramente
la chiama Eye of Stone Weekly, fonda all'inizio degli anni 50, nel 53, per quasi 20 anni la pubblica settimanale, una sorta di blog settimanale, di newsletter. E attraverso questo giornale autoprodotto fa vero giornalismo d'inchiesta. Trovate su rete diverse cose, su cui se volete approfondire, è un punto di riferimento anche per grandi autori, lo citano, non so, il buon Michael Moore. Intanto riesco a condividere con un video così, che scorre e si sente. Si sente? Mi date un segnale? Io sento. No, non si sente nulla. No, Alberto, non si sente. Ah, io volevo mandare un po' di spezzoni, infatti volevo fare una prova. Può essere la scheda audio il problema. Così si sente però. Elisa. Io non la sento. Allora, se non riusciamo a sentire, mi metto qua un link se vi interessa approfondire la vicenda di la storia di Firestone. Questo è un piccolo documentario che si trova online. Certo, io avevo proprio intenzione di fare delle ispezioni, di fare un dialogo anche su chiacchierare con voi, tirando fuori delle ispezioni di documentari e di richieste, anche mie, ma non solo mie, se davvero non si riesce a condividere l'audio, mi è già successo. Se tu, Elisa, hai un'idea, visto che spesso lo facciamo nelle nostre call, ma per di solito. Non mi sta venendo in mente niente, ma l'audio del tuo computer è tutto a posto? Le impostazioni? Sì. Prova a rifare un'altra volta, vediamo. Cioè, sto usando le cuffie, posso togliere le cuffie per fare. Prova a togliere le cuffie. Magari sono quelle che. Niente. Niente, niente. Si può proiettare senza audio e tu lo puoi spiegare, magari. No, dai, non esageriamo, per adesso non esageriamo.
Lo Certo, tutta un'altra cosa l'idea, magari di Alessandro Rossi, che forse è l'Alessandro Rossi che conosco, in caso lo saluto, un grande esperto. Ciao Alessandro, piacere sapere che ci sei. E ci dovrebbe essere un check. Beh. Proprio nella schermata, diciamo, di Meet, come su Zoom. Ok. Faccio questo tentativo se riesco. Ok, Alberto, sei collegato da Chrome? Sì, giusto. Ok. Devi condividere proprio la scheda o finestra? Sì, Quando vado in condivisione, dici? sì. You can set up the press club Okay. and cover it off the press release table. You can play ball with it. L'audio passa? L'hai sentito? Sì, si sente. Ok. E si vede. Grande notizia. We'll ferret it out and it will get fixed. Dunque, ecco, come vedete. Questo documentario, di cui vi ho già buttato il link, niente di che, però è interessante per conoscere meglio questa figura, questo personaggio poco, davvero poco conosciuto in Italia, Ayerstone. Lo stesso Michael Moore lo cita come suo punto di riferimento, e tanti altri autori, giornalisti come Jeremy Scahill, che si vede anche tra gli intervistati di questo documentario. Jeremy Scahill è stato anche il nostro presidente di giuria, di questo giornalista candidato giornalista agli Oscar con il documentario che si chiama Dirty Wars sulla guerra in Iraq. È stato l'unico che ha fatto due mandati da presidente della giuria di Dick. Questo invece è il vecchio simpatico Eye of Stone, e questo è invece suo figlio, per esempio. Value. It just needed to tell the truth and to tell me things that I'm not going to learn anyplace else. My father really believed in the importance of a free press. He once told me, if something goes wrong with the government, a free press will ferret it out and it will get fixed. But if something goes wrong with the free press, the country will go straight to hell. Ecco,
Ive Stone era anche conosciuto per i principi degli aforismi molto, molto efficaci. Questo punto lo riporta suo figlio, che nella sua semplicità molto americana è terribilmente efficace, perché spiega che se qualcosa va storto in una democrazia, una stampa libera se ne accorge e la cosa si risolve, traducendo in maniera un po' ancora, parafrasando in maniera ancora più semplice, ma se qualcosa va storto nella libertà di stampa, il paese va straight to hell, dritto all'inferno. Molto, molto semplice come concetto, ma terribilmente vero. Un'altra cosa, citata spesso anche in questo documentario, altro aforisma tipico, classico e riconoscibile di Ive Stone, è All Governments Lie. All Governments Lie, cioè tutti i governi mentono, è un po' la sintesi ed è, diciamo, anche una massima molto, molto semplice, illuminante, un po' la base, dovrebbe essere la base proprio di tutti i giornalisti, nel senso che tu devi sempre mettere in discussione una posizione ufficiale, che sia di un governo, che sia di un CDA, che sia di una corporation, come dicevamo prima, insomma, il potere non è più solo lì in mezzo alla politica, in mano ai governi. Tu devi sempre mettere in discussione una posizione ufficiale. Questo, nella sua semplicità, non credo che sia rispettato quotidianamente dal giornalismo, soprattutto da quello italiano. Quindi Ironstone è davvero, davvero un bel punto di riferimento. Venendo invece, visto che abbiamo trovato questa semplice condivisione, poter condividere sia il video sia l'audio, io vi dicevo che bisogna, a mio modo di vedere, insomma, lavorare anche su grandi temi come la sanità. Io sulla sanità ho dedicato tantissime puntate, quindi non l'ho detto, ma sono lavorato circa 10 anni per le porte. Ecco, ho lavorato con Santoro, per chi non sapesse. All'inizio, proprio a fine 90, inizio dei 2000, poi ho fatto dei documentari fuori dalle produzioni Rai, ho fatto per esempio La Mafia Bianca nel 2005, post Ditte Bulgaro, perché abbiamo conosciuto anche le Ditte Bulgaro, non dimentichiamoci, ho fatto questo film inchiesta su sempre l'anno di sanità, ed è lì che ho incontrato il tema della sanità come punto d'incontro fra potenziale, fra criminalità organizzata, interessi della politica, insomma, essendo la sanità la grande torta. Quindi, dopo La Mafia Bianca 2005, sono tornato in Rai sempre con Santoro, con Anna Zero, poi nel 2008 ho dovuto lasciare Santoro, decidere di lasciare Santoro, insomma, approdato a Report, accetto anche qualsiasi domanda, insomma, sono stato a Report diversi anni, parecchi anni, e sono stato anche l'unico che ha deciso di lasciare la Gabanelli per motivi seri, diciamo, giornalistici, deontologici, e poi ci sono tornato con Ranucci e ho dovuto decidere di lasciare. Volevo far vedere qualcosa qualche vecchia puntata. Qualche vecchia puntata dedicata alla sanità, perché poi indubbiamente l'Italia ti offre grandi possibilità se sei un giornalista. Che
che vuole magari lavorare sugli interessi legati alla sanità. L'idea iniziale è stata, tornando anche al tema del potere, proprio quello di provare a spiegare che cosa succede dentro un ospedale a un cittadino. Questo era l'elemento quasi didattico. Cioè, io mi sono reso conto, ripeto, con la mafia bianca, che era davvero un punto di incontro feroce, quello il mondo della sanità, un punto di incontro fra politica e criminalità organizzata. E quello che ho capito, che molti italiani, molti cittadini non avevano proprio idea di cosa fosse, era proprio il sistema, come funziona il sistema sanitario. Cioè, che cos'è un DRG, per esempio? Il DRG, io credo che, non so, tra i presenti sa spiegare che cos'è il DRG, cioè un Diagnosis Related Group, ovvero il meccanismo di rimborso, di rimborso per prestazione della sanità, che in Italia è arrivato all'inizio degli anni 90. Prima c'era il meccanismo alla dottor Tersilli, come ricorderete, il meccanismo di non a prestazione ma a giorno di ricovero, che creava appunto delle patologie, per esempio rese in parodia da noto film con Alberto Sordi. Il dottor Tersilli era quello che teneva ricoverati pazienti che non avevano nessun bisogno di restare in ospedale, no? Però era così che veniva pagata, diciamo, l'attività sanitaria veniva pagata sulla base del giorno di ricovero. A un certo punto si introduce invece, prendendo dagli Stati Uniti, il sistema di RG, il sistema a prestazione, che negli Stati Uniti funziona, in quella sanità terribile che hanno gli americani, perché c'è anche un grande controllo. Essendo una sanità privata, ci sono le assicurazioni. Come sapete, le assicurazioni esercitano un controllo ferocissimo sulle attività sanitarie, le attività di una clinica o di un ospedale. In Italia il controllo è spesso ciò che manca, e quindi si introduce un sistema a prestazione che abbiamo da decenni e che ha creato grossi problemi, però nessuno, secondo me, lo ha affrontato, insomma, in maniera strutturale come questione. Per esempio, ricorderete, non so, lo scandalo della cosiddetta Villa degli Orrori a Milano, con il dottor Bregamassone che praticamente operava quando non c'era alcun bisogno di operare, toglieva i semi, voleva togliere i semi a pazienti novantenni, perché il seno ha un DRG, cioè una prestazione molto, molto remunerativa. Quindi si vanno a fare le operazioni più remunerative, e spesso le operazioni più remunerative vengono lasciate ai privati, vedi modello lombardo, mentre le operazioni invece meno remunerative, più faticose, più costose, legate all'emergenza, vengono lasciate al pubblico. E quindi ho fatto queste, secondo me, un tema ancora oggi cruciale. Volevo far sentire qualche intercettazione del dottor Brenda Massone. Dove cavolo era Villa? No, la cura, la memoria, perché non sono tutte le... Si trova così, forse non si trova di.
Di cosa sta parlando questo medico con gli infermieri? Sta parlando delle guardie che si è dimenticato di portare via dalla clinica Santa Rita per attrezzare i suoi studi privati. E già che c'è, chiede anche un po' di male. Ma se questo succede da privato a privato, cosa fanno quelle migliaia di medici che la mattina operano nell'ospedale pubblico e il pomeriggio prestano servizio nei loro studi, nelle cliniche o negli ambulatori privati? Questo è un ambulatorio privato della virtuosa Emilia Romagna. Da dove vengono? Dentro gli armadietti si trovano i camici. Ogni medico ha il suo, quello dell'ospedale dove al mattino va a lavorare, prima di venire qui. Si portano via anche le infolie. Uno dice, poca roba, ma se la prassi è questa, forse si portano via anche materiali più costosi, come la medicina o il gel conduttore per l'ecografia. Ma questo è legale, dice il direttore. Non mi sta parlando di legalità. Come queste legalità pare non sia contrastabile, alla fine non costerebbe nemmeno pagare stipendi migliori e fare contratti per cui chi lavora nel pubblico non può fare anche attività privata fuori? Cominciamo a far lavorare il giornale nelle condizioni che potrebbe dare lavoro. Sarebbe controlli, che lui firmi, al momento, ma non nel tempo, delle prestazioni. Quanto per le piccole deve fare, quanto per le telecondizioni deve fare nella mattina? Buonasera. In tutta Europa, negli ospedali pubblici? Questo era il tema che si portava all'attenzione con... Però soprattutto in questo puntato di report, che è una bella datata, però soprattutto si cercava di spiegare il meccanismo dei DRG. Era interessante ascoltare le intercettazioni di questo medico, da massone della clinica Santa Rita, perché in poche battute intercettate lui davvero ti spiega il sistema. Ancor di più, grazie a quelle intercettazioni, anche gli amministrativi, come si fa sentire qui, spiegano come funziona il sistema. Quando la materia è in forza, no? Alberto Nero. Lo sapevamo tutti che era cercato, era la proprietà che diceva ai medici di portare via regine. Lo sappiamo tutti. E l'ordine non si muove, che fa tutte queste forzeglie. L'ordine dei medici non si muove. Ma perché si pensa? Ma perché fanno tutte le mani in pasta? Ma perché è politica? Ma perché barattano una cosa con l'altra? Beh, è così. Ormai il mondo è male. Queste sono due autorità, diciamo, dentro la clinica Santa Rita dell'epoca che parlano, sicuramente una responsabile amministrativa della clinica, che dice letteralmente quello che avete sentito, lo sapevano tutti, si pompano gli RG, il mondo è male. Cioè, poi grazie a questa indagine può ascoltare diciamo il medico di punta di questa clinica, ritenuto da tutti un grande fenomeno della chirurgia, la chirurgia toracica, era proprio riconosciuto come un medico di grande talento, con una grande mano, eccetera, eccetera, e però quando poi si lascia andare, e nello schema classico poi aveva anche la relazione con l'infermiera, che abbiamo già sentito, l'infermiera a cui chiede di portare a casa un po' di Malox, lui di solito usciva dalla clinica e poi si sfogava con la sua amante infermiera. C'è una domanda o un errore? Nessun errore, Alberto, se posso intervenire, ma non voglio interrompere. Ma non vedevo l'ora. L'ora di ricevere una domanda. Ci speravo. Vediamo dopo la fine della domanda. Caro Alberto, noi ci conosciamo da quando avevamo 17 anni al consolato a Firenze prima di andare negli Stati Uniti, se ti ricordi. Grande, come adesso sì. Lo so. Ciao Josh. Allora, ciao a te. Senti,
a parte il fatto che mi permetterete la sviolinata sincera dal cuore, spero anche dalla mente, sei veramente un esempio bellissimo, rarissimo, come sai perfettamente, quindi niente di nuovo, di chi aiuta a capire senza potere e per darci più libertà, a proposito del titolo di questo incontro. Va bene, finisco qua. E le domande, no, ma lo sai benissimo, niente di che. Tre domande proprio lampo, e tu non devi, cioè, se non interessano, non sono in linea con l'incontro, per amor del cielo, nessun problema, le butto lì. Mi interessa capire se da Mafia Bianca in avanti, quali sono, così in generale, insomma, gli accordi, se ci sono, di produzione all'inizio di un'inchiesta, cioè prima che venga prodotta e prima che si possa mostrare un prodotto che poi può avere più o meno richiesta. Questa è una domanda. Seconda, e la butto lì, forse esiste già e non ha rilevanza, ma mi veniva in mente hai presente l'idea del crowdfunding, no? Per raccogliere fondi per un'iniziativa o l'altra, nella versione del giornalismo investigativo, c'è una specie di crowd investigating, dove qualcuno come te, o bravo come te, può, no, promuovere una serie di così, non ho mai capito, ma mi chiedevo se c'erano degli esempi di questo tipo. E ultimissima, questa molto molto di interesse personale, mia figlia ha 20 anni e avrebbe interesse a partecipare a uno dei tuoi dig festivals, e però mi volevo assicurare da te che per una ragazza che non fa giornalismo ma però è interessata a questo tipo di così potenziale sbocco in un secondo momento, è pertinente, insomma, è utile partecipare oppure un po' meno. Voilà, grazie caro. Grazie a te, piacere sentirti. Mi hai ricordato che sono passati quanti? 30 e più anni da quell'incontro. Chi conta più? Prima di andare negli Stati Uniti. E mi hai anche ricordato, non lo sapevo, che ha una figlia di 20 anni. Chapeau. Parto da lì, dall'ultima domanda. Sicuramente può essere molto interessante e utile per una ragazza che ancora, insomma, non ha deciso esattamente cosa fare, ma il DIG è proprio un festival non pensato per gli addetti ai lavori, i giornalisti, quindi poi, insomma, se lo chiedi personalmente a me, non ho una grande idea della mia categoria, quindi men che meno mi sarei messo a lavorare assieme ad altri amici a un festival autoreferenziale. Proprio invece un festival che appunto vuole sostenere quello che Matteo Scanni, il nostro mio amico, che non c'è più, se n'è andato precocemente un paio di anni fa, che era il nostro presidente prima di me, chiamava il giornalismo di qualità. Quindi indubbiamente sosteniamo il giornalismo, facciamo, quindi diamo 15.000 euro ai progetti che arrivano da tutto il mondo di sviluppo, di preproduzione di un documentario d'inchiesta, e facciamo formazione, premiamo i migliori film d'inchiesta dell'anno, reportage d'inchiesta dell'anno, quindi abbiamo un cinema, quindi già solo per quello è interessantissimo andare a vedere questi lavori. Dopo voglio farvi vedere qualche spezzone di film che sono arrivati a Tipi e che sono stati anche premiati negli ultimi anni. E poi soprattutto ci piace la contaminazione, quindi cerchiamo di dare spazio e voce a tutto ciò che è sguardo obliquo, come diceva un buon Perniola, per citare un bravo filosofo italiano, e sguardo critico e la denuncia anche in altre forme. Quindi ci sono spazi per l'arte, con mostre, ci sono concerti, ci sono situazioni di panel, di confronto. Quindi un'esperienza culturale a tutto tondo, non dedicata
solo ai giornalisti o a chi vuole diventare giornalista. Se invece c'è anche quell'elemento in più, ancora meglio, perché ci sono quelli dentro la Diga Academy, come l'abbiamo chiamata, ci sono lezioni proprio dedicate ai giornalisti che devono aggiornare la loro formazione, sono obbligate alla formazione continua e ai giovani giornalisti, soprattutto freelance, che vogliono iniziare a fare esperienze magari anche condivise con altri colleghi internazionali, visto che il giornalismo d'inchiesta ha bisogno sempre di più di giornalismo collaborativo. Lo testimoniano tutti i consorzi che ci sono e a cui noi siamo diciamo, legati da amicizia e partnership. Quindi spero di vedere, di conoscere tuo figlio e di vedervi al DIG. Un po' legata la domanda sul crowdfunding, indubbiamente. Allora, per esempio, noi abbiamo fatto un crowdfunding con DIG, ma lì si tratta anche di saper comunicare. Noi siamo molto rispettati e conosciuti all'estero, in proporzione molto meno in Italia. La tua idea di affidare, diciamo, una raccolta fondi, la produzione di un'inchiesta è semplice, buona, è indiscutibile. Io non l'ho mai fatta. Perché ci sono un po' di scogli. Cioè, un tema è poi la distribuzione. Distribuzione, cioè avere il contenitore, avere la distribuzione. E quello magari uno lo può risolvere. La pubblica su internet è l'importante, appunto, che esca. Il tema più complicato è quello sempre legato alla famosa questione legale. Cioè in Italia se non hai una copertura legale è davvero difficile riuscire a fare, quasi impossibile riuscire a fare questo lavoro. La cosiddetta manleva, ci sono assicurazioni, c'è un'assicurazione soprattutto in Italia che offre a cifre abbastanza accessibili un piccolo scudo, però non è sufficiente quando hai un paese come il nostro dove querelare non costa nulla e dove hai la lite temeraria che non è quasi mai condannata dai nostri giudici. Non sto dicendo cose troppo tecniche, ma si tratta proprio della questione legata alle cause, alle denunce, alle querele e soprattutto al civile, non tanto al penale. Io sono stati momenti in cui ho quasi 60 milioni di cause sul gruppone, quindi dico subito, 40, solo 40 erano tutti legati a due azioni che mi avevano fatto gli Angelucci, quelli di Libero, quelli degli ospedali privati, per restare in tema. Dopo un'inchiesta di report, gli Angelucci mi hanno fatto due casi, una da 20 milioni con la fondazione San Raffaele, la loro fondazione di famiglia, e poi 5 milioni a testa, papà e tre figli, per arrivare ad altri 20 milioni. Quindi solo 40 milioni di causa civile parte degli Angelucci, e ve lo dico tranquillamente, paradossalmente non sono neanche quelle che mi spaventano di più, sono quelle cause chiaramente eccessive, aberranti, che vogliono semplicemente portare a casa un risultato, cioè dire alla RAI, al discorso potere, quel giornalista vogliamo che non lavori più. Però io, quando vedo una causa del genere, penso che un giudice, insomma, non la prenda neanche troppo sul serio, mi auguro. Mi fanno più paura magari quelle da 800, 900 mila, 1 milione, di quelle ne ho avute tantissime. Formigoni, 1,5 milioni. Ecco, Formigoni lo cito perché fa una causa chiedendo 1,5 milioni a memoria, però è stata la prima volta in cui un giudice ha riconosciuto la lite temeraria. Quindi siamo andati sul giornale, io e la Gabanelli, perché ovviamente querelava, la Gabanelli era querelata sempre come responsabile del programma, perché il giudice ha archiviato, ha detto non esiste,
ci sono gli estremi, l'inchiesta inattaccabile, ma ti condanno, caro Formigoni, a risarcire, vite temerarie, a risarcire con 5.000 euro Nerazzini e Gabanelli. Io me ne ero già andato, però mi chiamò un amico collega del Corriere della Sera che stava scrivendo l'articolo, mi diede lui la notizia, poi chiamai subito la mia avvocata, la Malavenda, la cito perché è nuota nell'ambiente, anche l'avvocata del fatto di Marco Travaglio, quindi una che se non tende di casa, e le disse: guarda, io li voglio quei 2.500 euro, per principio li voglio, cioè, lei era tutta contenta, ma io ho detto: io ti do la notizia che, pur non lavorando più a Report, immagino sia 50-50 tra me e la Gabanelli, io proprio per principio voglio 2.500 euro a quel farabutto di Formigoni, 2.500 euro che mi spettano, ho detto, dice, anche solo per darli in beneficenza, fare un piccolo evento a spese di Formigoni, qualsiasi cosa. E piccolo aneddoto ve lo racconto, perché lei mi disse, dopo qualche settimana, mesi, mi richiamò, ci sentivamo ogni tanto, e mi dice: guarda, io non riesco a prendergli perché ha tutti i conti vuoti. E guarda, questo abbiamo raccontato la nostra inchiesta, a tutti gli incontri, a tutti i conti vuoti. Il problema è che anche senatore della Repubblica, su quel cavolo di conto, ci sarà un conto dove fa transitare anche solo per un nanosecondo finanziario il suo stipendio da senatore. E per fargliela breve, non ho mai avuto quei 2.500 euro. Credo che l'avvocata, bravissima, poi abbia desistito, abbia preferito occuparsi di altro. Però questo è il tema, cioè tu hai voglia di crowdfunding, nel senso che hai bisogno di una protezione, soprattutto se tu poi vai in maniera completamente anarchica, passami il termine, libera, sarai sicuramente, l'ho sperimentato, aggredito ancora in maniera più pesante, feroce. Quindi questo è un po' il tema. Io ci sto pensando da anni, mi conto che nel 2014, quando lascio la Gabanelli Report e devo fare qualche, ho trovato uno spazio, mi avevo offerto la Rai uno spazio per fare 4-5 prime serate su un tema su cui avevo convinto il direttore di Rai 3, che era l'offshore. Volevo raccontare il sistema offshore attraverso dei film di inchieste chiusi, e niente, dopo la prima puntata mi hanno ucciso il progetto nella culla. Infatti Il Grande Bluff, così si chiama questo film documentario che ho fatto nel 2015, è l'unico lavoro, credo, che non si trova neanche su Rai Play, non è proprio stato fatto sparire. Quindi, pessima esperienza, mi chiudono il progetto sul nascere. A quel punto io ero proprio pronto a tutto, ho pensato: adesso faccio il crowdfunding, mi produco delle piccole inchieste, faccio un sito. Mi ero confrontato con un po' di legali, mi avevano detto che correvo dei rischi enormi. Apro una società che ancora si chiama Dersù, intitolata a Dersù Zera, che era il mio eroe quando ero bambino, film di Kira Kurosawa del 75-76, e quindi con Dersù cerco di fare poi produzioni. Vi assicuro che nel 2016, quando nasce la società, da allora il problema anche per Dersù è sempre quello della copertura legale. Cioè, cominciavo a lavorare con Sky all'epoca, Sky ti offriva dei contratti che andavano bene, parlando fuori dai denti, per Masterchef. Addirittura di fronte alla Corporation Sky, una piccola società indipendente doveva manlevare Sky, cioè se un qualsiasi terzo avesse avuto qualcosa da dire, fatto una causa, eccetera, a quel punto Sky si sarebbe scatenata anche lei stessa sulla piccola società. Quindi dovevi addirittura manlevare, al massimo, dopo lunghe discussioni con l'ufficio legale, siamo arrivati a parlare di
parziale rimborso delle spese legali, ma questo non c'entra, le spese legali non sono il vero problema. Io ho fior di amici avvocati che non vedrebbero l'ora di anche fare un'operazione di protesta per difendere un certo tipo di giornalismo. Il problema sono le cause. Poi arrivo a Valentina, c'era solo alzata di mano. C'era solo l'altra domanda sugli accordi. Sono domande importanti le tue, Joshua, perché ecco, noi siamo registrati, devo tenermi dentro i binari, però faccio sempre fatica a tenermi dentro i binari, vi dico, con Reporter uno dei problemi era proprio quello. Reporter è un programma che lavorava, e credo che ancora, sono sicuro che ancora va bene così, perché l'ho sperimentata anche la gestione del nuovo conduttore, che non è nuovo, però con Milena in gran parte erano affidamenti, cioè venivano affidati a dei giornalisti, che giornalisti non sono, ma questo chi se ne frega, a partire da Milena Gabanelli, che non è giornalista professionista, se nessuno lo sa, venivano affidati dei temi e come vi dicevo prima, spesso si lavorava, a mio parere, su con una sorta di giornalismo per tesi, cioè fai l'inchiesta sulle banane, perché bisogna dire che le banane fanno male. E tu partivi con questo lavoro, dico, per dire. Io e pochi altri, cito un amico bravo, secondo me, Paolo Mondani, che è ancora lì, a Report, quello che sta facendo finalmente un lavoro interessante sulla mafia, perché la mafia era un altro tema non trattato da Report, di quando lo proposi, visto che proprio non era assolutamente interessato, dove è il tema criminalità organizzata italiana, in senso lato. Quindi in realtà trovare l'accordo sull'inchiesta era difficilissimo, e i miei problemi nascevano proprio da lì, perché magari avevo una fonte, volevo occupare di una questione, non andava bene al mio presunto direttore, che cercava in tutti i modi di spostarmi su un altro tema. Io mi impuntavo, si discuteva e spesso vincevo io, ma con delle conseguenze che non sto a raccontarvi, e a volte vinceva lei, mi venivano anche bocciate in quei casi le inchieste con grande facilità, e quindi questo è sempre stato molto 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 faticoso a Report. In generale adesso è uguale, adesso sono proprio super freelance, lavoro poco per l'Italia, quando mi capita, appunto, ho fatto delle cose per Piazza Pulita recentemente, non so se le avete viste, su criminalità organizzata, su mafia calabrese, su torno a Roma capitale, litorale romano, eccetera. Ecco, lì per esempio Piazza Pulita la 7 c'è una grande libertà su certe questioni, e rispetto magari a Rai 3 o Report, quindi la vera libertà non c'è, il vero l'accordo, insomma, in qualche modo va trovato, io faccio fatica a trovarlo, butto solo lì una questione. Report non si sta occupando da anni di, per esempio, dell'attuale presidente, signor presidente, come piace a lei essere chiamata, Meloni. Non è un caso. Strano, no? Che il più grande e importante programma d'inchiesta non si stia occupando di Fratelli d'Italia, di Meloni, da diversi anni. Magari invece sulla 7 c'è una tensione anche un po' scompigliata, eccessiva su quel tema politico, ma è difficile che sulla 7 si possa vedere magari un'inchiesta, se così la vogliamo chiamare, che ha fatto Report su Fileni, che fa il pollo biologico, perché magari Fileni compra spazi pubblicitari per la 7. Quindi è un paese un po' bislacco, proprio per questo, e non abbiamo davvero editori liberi in Italia, non è l'editore libero la Pugno di Stato, e non ci sono editori privati che non abbiano attenzione o cura per i loro potenziali sezionisti o acquirenti di spazi pubblicitari. Valentina Vivona, se non l'ho stesa.
No, grazie, anzi, tutte informazioni e racconti molto interessanti. Grazie. E... ci diamo del tu, facciamo così. Sì. Questa giornata ci diamo tutti del tu. Perfetto. Va bene. E, sì, la mia domanda va un po' in scia a quello che stavi dicendo adesso, nel senso che, visto che ci sono in Italia un numero, non so se è giusto dire crescente, però forse crescente di bandi per proposte giornalistiche, e forse c'è un po' più di attenzione verso il lavoro dei freelance, il finanziamento al lavoro dei freelance. E, è possibile che nella selezione delle domande venga tenuto conto anche della... dei rischi legali che comporta l'inchiesta che si propone? Non so se sono stata chiara. Cioè, c'è il rischio che alcune inchieste vengano escluse non perché non indaghino argomenti o problemi validi, ma perché sono troppo esposte e non si può dare copertura ai rischi che queste comportano? No, è quasi un corollario di quello che stavamo dicendo. Quindi la risposta è assolutamente sì. Purtroppo è così. E, tornando alla questione più semplice, quella magari di un emittente, di un broadcaster privato, come può essere la 7 di Urbano Cairo, è un po' quello che dicevamo prima con altre parole. Cioè, questa inchiesta non sa da fare perché c'è il rischio che non solo... Faccio un esempio, poi non so, se mi occupo di carne, produzione delle carni, lo dico perché me ne sono occupato, avevo un sacco di fonti, per esempio il prosciutto, il mondo, il fantastico mondo del prosciutto, temi che non sono molto classici e tipici per me, però avevo molte segnalazioni, molte fonti che mi dà un sacco di materiale interessante su quello che c'è dietro il prosciutto di Parma, per esempio. In sintesi, è uno schifo, ci sarebbe davvero tanto da raccontare. Allora, un'inchiesta così su oggi avresti problemi su, secondo me, ovunque, tornando alla tua domanda, anche su Rai 3. La domanda è: ma questo cosa rischiamo con questo argomento? Se la fanno purtroppo tutti, e magari sulla 7 o un canale come la 7, proprio molto, molto più rapidamente si fanno la domanda e si danno la risposta, perché magari quello vuol dire mettere a rischio tot milioni di pubblicità già prenotata, già comprata, e in più avere una causa. Però la causa, se non dici stupidate, la vinci. Quindi quello che fa più paura in realtà è in questo caso avere perdere dei soldi, perdere della pubblicità, perdere dei contratti milionari di pubblicità. Quindi sulla cosiddetta TV di Stato, quante ne ho viste anche lì, magari sempre legati a questioni pubblicitarie. Io, per esempio, quando vi ho citato prima Il Grande Bluff, che era un film documentario che trattava, quello qui, questo per farvelo vedere, perché alla fine questo lungo film di 2 ore, io mi occupavo del mondo del gioco, nel senso di lottomatica, e alla fine io chiudevo proprio il film, come vedete, 1:55, chiudevo proprio il film facendo questo esempio, con questo personaggio che si chiama Bariletti, che era un personaggio molto interessante, che aveva cercato di fare, aveva la sua società, faceva gioco online, però aveva brevettato un sistema, voleva far uscire assieme alla sua concessione, voleva far uscire anche una carta di credito che lui mostra
una carta di credito che era, che avrebbe reso tutto tracciabile, no? Tu potevi giocare con questo. E lì si è creato il problema. Lui racconta la sua vicenda, adesso lo mando in te, che facciamo prima, brevemente, perché è stato distrutto, è stato spazzato via, perché probabilmente era l'unico che ci metteva la faccia, aveva una società con sede in Italia e addirittura stava voleva raccontare, voleva, diciamo, da un suo punto di vista rendere tutto tracciabile. Cioè, lui a un certo punto mi racconta che viene contattato da questo signore più un altro signore, che sono personaggi legati a una criminalità organizzata. Abbiamo qualche domanda, curiosità? Non si sente niente? Sentiva Elisa? Ah no? Scusa, non si sentiva niente, stavo andando col video tranquillo. No. Parte... Okay. Niente, non è partito, non si... proprio, c'è uno schermo, guarda, se vuoi te lo condivido per farti vedere. No, però devi fermarmi, mi dispiace, cioè stavo, sembrava surreale. No, Albert, non ti preoccupare, era proprio qualche secondo. Comunque, volevo farvi vedere questo esempio, sentire anche la sua intervista, che era abbastanza efficace, tornando alla domanda di Valentina. Io la tab l'ho condivisa di nuovo, però. Comunque, qui non si è sentito, ma io citavo Sisa, l'ottomatica, e qui alla fine questa lavagna scrivevamo i nomi delle società principali che erano tutte offshore, tra cui anche la Sisa e l'Ottomatica, che sono società italiane che davvero reggono lo Stato italiano. Questo è il paradosso terrificante, cioè noi abbiamo, se il gioco all'epoca 2015 era un giro d'affari di 450 milioni di dollari circa, il gioco inteso come lotterie, tratte vinci, insomma, in questo lotto, l'ottomatica, eccetera, il superenalotto, 100 miliardi, scusate, di dollari, 120 miliardi solo provenivano dall'Italia. Quindi l'Italia, la prima industria italiana, essendo la Fiat andata un po' in crisi, soprattutto andata a cercare luoghi più favorevoli dal punto di vista della tassazione, si è messa a lavorare come tutti gli altri, anche per
se più di tanto, ma la prima industria italiana di fatto è il gioco. Questa è una patologia, se vogliamo, no? Non si affronta il tema, si affronta ogni tanto dal punto di vista della ludopatia, eccetera, eccetera, ma non si affronta dal punto di vista strutturale, eccetera. La RAI, quando vede che io cito Sisal e l'Automatica, Sisal e l'Automatica sono i principali fornitori di pubblicità anche della RAI, si crea un problema. Mi chiedono di fatto di far sparire queste due parole, Sisal e l'Automatica, e io mi oppongo perché non, insomma, se verrei meno al mio mandato, alla mia deontologia. Così è stato, ma di fatto questo grande bluff che ho cercato di farvi vedere, ma anche qui non siamo stati fortunati, non lo trovi da nessuna parte, e anche da YouTube, quando provano a pubblicare lo mettono, lo fanno sparire dopo poco. Spero di averti risposto, Valentina, grazie per la tua domanda. Sì, grazie. Ce ne sono altre, è davvero un piacere, anche perché la condivisione dei documentari non sta andando benissimo, però volevo farvi vedere, avevo detto anche qualche lavoro eventualmente. Ci sono i lavori, vedete, arrivano fin da tutto il mondo, anche questo vorrei farvelo vedere, la nostra pagina di Film Freeway, dove per candidare un lavoro ai Big Awards, sì, stiamo utilizzando questa piattaforma, ma ci tenevo a farvi vedere a questo punto solo giusto vedere se ci riusciamo. Un lavoro, per esempio, come questo, se mi parla di un film, ma rispetto appunto agli approcci, ai metodi, agli stili del giornalismo investigativo, ultimamente, negli ultimi anni, insomma, è molto importante anche quello che è stato fatto utilizzando l'undercover, utilizzando il giornalismo sotto copertura. In Italia abbiamo l'esperienza di Fanpage, per esempio, no? Conoscerete i lavori fatti da Backstairs, questa unità, chiamiamola così, produttiva di Fanpage, che ha fatto già la Lobby Nera, ultimamente ripresa e stigmatizzata dalle prime serate di Piazza Pulita, sta facendo ancora questo lavoro di indagine su Shalom, una struttura riabilitativa contro le tossicodipendenze, non solo, una comunità, insomma, un po' borderline, a dir poco. Si tratta di esempi di giornalismo undercover, cioè lì c'è il giornalista che si inventa un'identità e attraverso questa nuova identità riesce ad andare oltre quel muro che indubbiamente tu incontri da giornalista investigativo. A un certo punto vai a sbattere contro un muro più o meno spesso, più o meno alto, non riesce a oltrepassarlo, anche per questioni di budget, per questioni di tempo, per questioni di risorse, di forze, cioè tu riesci ad andare oltre. E un modo per andare oltre è quello proprio di infiltrarsi con un'identità fittizia, che però deve essere credibile, e dietro questo lavoro spesso c'è tantissimo tempo, c'è un team enorme che lavora per dare supporto a questo infiltrato, a questa infiltrata, e non è semplice. In Italia abbiamo, ripeto, questo esempio, che è piccolo rispetto per esempio a quello che fa da anni Al Jazeera. Al Jazeera ha una struttura proprio... L'investigative unit di Al Jazeera è pazzesca per risorse e qualità, e lavorano quasi esclusivamente ormai con
l'undercover. L'anno scorso hanno inviato il loro lavoro sul mondo del calcio della Premier League inglese, e sono riusciti a dimostrare, creando una figura fittizia ma credibile di un imprenditore cinese che aveva tanti soldi da riciclare e voleva comprare una squadra della Serie A della Premier League inglese, il mondo del calcio. Purtroppo abbiamo capito che l'audio non passa. Me lo confermate, no? Elisa non si è sentito nulla. Però per farvi capire, solo facendovelo vedere, come lavorano questi, cioè tutto con telecamera nascosta. Alberto, sai, non si vedono le immagini, adesso non so se sono solo io, però... No, non si vedono neanche? Allora, almeno vi faccio delle immagini, quindi... Però, scusate, io prima ho condiviso una tab, questo video... Solo tanto ci sono i sottotitoli in questo, vi faccio solo vedere, era per bene, grazie per avermelo detto, che non si vedono neanche le immagini, condividendo lo schermo almeno le immagini dovremmo riuscire a vederle. E me lo confermate? Sì, ci siamo. Quindi questo è il lavoro, per esempio, di Al Jazeera, che riesce a creare questa figura di imprenditore con intermediario che lavora per un grande imprenditore condannato. Ci sono i sottotitoli in inglese, quindi manderei il teaser iniziale, farvi capire come si può anche lavorare. È entusiasmante il risultato che puoi portare a casa, perché in questo lavoro, per esempio, loro tanto dimostrano come i grandi club d'Inghilterra si siedono al tavolo tranquillamente con chi si dichiara ricercato internazionale per corruzione e frode fiscale, ma che deve riciclare un po' di milioni di sterline e vuole comprarsi un team. E loro tranquillamente dicono: non c'è problema, abbiamo fatto anche di peggio, e ti puoi sedere, e lui sta praticamente per comprare una squadra che è stata già due volte campione. Senza audio deve essere noiosissimo, invece non lo è. Comunque, appunto, dai sottotitoli avete capito che questo lavoro poi vi dimostra attraverso camere nascoste, mille incontri,
sì, un criminale cinese possa comprare un team, una squadra di calcio della serie inglese. Questa è una delle forme del giornalismo investigativo che negli ultimi anni ha preso più piede. Ci sono anche, se alzi audio si sente, mi dici adesso Alessandro, era già abbastanza al massimo. Mi dispiace se tecnicamente non è andata come speravo. In realtà farvi vedere un po' di cose è la parte più divertente. Interessante, confrontando l'Italia ai paesi stranieri, anche molto vicini a noi, come il livello di indagine sia spesso molto, molto spinto, diciamo così. Un altro lavoro che è significativo da questo punto di vista è tutto quello che fa da anni la Svezia, per esempio. Securitas, il lavoro che mi ha mandato l'anno scorso, sempre credo, sì. Securitas è la multinazionale della sicurezza. Ha sede in Svezia. Questa è la TV pubblica svedese, la SVT, che ha un programma che potrebbe essere paragonato al nostro report, anche se appunto le risorse, il livello, la qualità sono ben altra cosa. La cosa interessante è che da bravi scandinavi, questo Axel diventato un amico, l'ho visto fare cose davvero incredibili. Il problema è che loro, da bravi scandinavi, dicevo, si ostinano a fare indagini anche su casi di corruzione da 10, 15, 5 milioni di euro, scusate la battuta, ma per noi italiani è roba da ridere, o addirittura per ancora molto meno. Sono scandinavi, quindi la corruzione per loro è grave, a prescindere dalla quantità di soldi in ballo. In questo caso loro indagano per mesi e mesi e mesi, stanno le calcagne di due responsabili di questa grande società multinazionale della Securitas, e riescono a dimostrare che corrompono due/tre responsabile del comune di Malmo, sempre in Svezia, attraverso, gli offrono un viaggio, un weekend lungo a Londra e poi anche altri viaggi in Spagna, accompagnati dalla compagnia di qualche prostituta. Anche lì verrebbe da dire, ma cioè, in Italia quante volte l'azienda che magari sta trattando un appalto con il pubblico fa cose di questo tipo, magari offrire un convegno all'estero al suo interlocutore. E loro, per svelare questo, mettono in piedi un'indagine, credetemi, incredibile. Praticamente pedinano queste persone. L'unica differenza, diciamo, l'unico prurito è non nominano mai, non fanno mai nomi dei due responsabili di vertice della Securitas, ma sono facilmente riconoscibili, perché uno lo chiamano the boss, l'altro the manager. Ma praticamente, volevo farvi solo vedere anche qua un'immagine di quello che fanno. Loro addirittura rubano le loro conversazioni private. Quindi un costo e una spregiudicatezza dal punto di vista investigativo enorme. Loro li pedinano, se questi vanno a cena fanno in modo di rubare le loro conversazioni private a cena, e magari attraverso microfoni nascosti, attraverso persone che si mettono a sedere vicino a loro, e poi a un certo punto il collega svedese dice proprio: non vi possiamo raccontare come abbiamo
come ci siamo procurati tutte queste conversazioni, ma abbiamo sentito un paio di avvocati e ci stiamo muovendo nella legalità. Allora, pensare di fare una cosa del genere in Italia è impensabile, davvero impensabile, cioè di addirittura pedinare, come sapete adesso è diventato praticamente impossibile grazie alla riforma Cantabria, che non ha scatenato alcuna protesta da parte della mia categoria, è diventato praticamente impossibile utilizzare materiale giudiziario, materiale depositato dentro anche una vicenda processuale, una vicenda giudiziaria, come può essere materiale intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, non si può fare più nulla, e questo ha delle conseguenze pesantissime sul nostro lavoro e sulla qualità della democrazia, visto che non possiamo più verificare effettivamente cosa stanno facendo le procure, cosa sta facendo la polizia giudiziaria, come si muove, cosa succede dentro una grande indagine, o sono sempre meno le grandi indagini, questo è un altro tema. Pensate invece il pedinamento con l'intercettazione autoprodotta, che è quello che fanno per esempio gli svedesi, senza nessun tipo di problema. Loro hanno chiuso questa indagine, che è durata praticamente un anno e mezzo, hanno inseguito queste persone a Londra, in Spagna, in altri paesi, sempre con una struttura investigativa importante, che poteva permettere di pedinare e di intercettare. È un livello di, senza commentare, senza dare giudizi, se vogliamo anche estetici, è un livello davvero incredibile di indagine che noi ci letteralmente ci sogniamo. Io appunto nell'ultimo lavoro che ho fatto per la 7, magari vi butto qua il link se qualcuno di voi ce lo vuole vedere, non l'ha visto, ho fatto due lunghi documentari su questa vicenda. Tritone, l'indagine, partendo dall'indagine Tritone, ho raccontato il litorale romano, l'infarcito di corruzione e di criminalità organizzata, stampo mafioso, soprattutto calabrese, radicata lì da decenni e completamente lasciata libera di spadroneggiare. In questi lavori ho mandato in onda moltissime intercettazioni ed è stato possibile farlo, l'ho fatto in maniera anche provocatoria, è stato faticoso comunque ottenerli, gli audio originali, ma è stato possibile solo perché il fascicolo in questione era stato attivato, aperto, diciamo, prima della citata riforma Cantabria. Tu oggi non puoi più fare una cosa del genere. E questo è pesante anche perché, tornando all'insegnamento del vecchio Ian Stone, cioè tu devi mettere in discussione qualsiasi verità, qualsiasi posizione ufficiale. Dal mio modo di vedere, devi mettere in discussione anche la posizione magari di un'autorità giudiziaria. Ho citato, abbiamo parlato rapidamente, la strage di Piazza Fontana, come si fa a non attaccare, aggredire anche giornalisticamente quello che ha fatto l'autorità giudiziaria di Milano in questi decenni, è riuscita a distruggere un processo incardinato, soprattutto parlo del processo dell'istruttore Salvini, incardinato nel migliore dei modi, dopo una lunga indagine, è riuscita a distruggere letteralmente quel processo. Quindi questo accade spesso, io credo che questo mito della magistratura che qualcuno ha o ha avuto in anni anche recenti sia un altro problema italiano. Bisogna controllare anche giustamente il lavoro delle procure, che spesso non lavorano e spesso lavorano male. E ora è ancora più difficile farlo con questa riforma, tu non puoi neanche conoscere i nomi dei magistrati che si sono occupati della vicenda.
il buon Gratteri, che su questo ha provocato, come giustamente bisognava fare, anche la mia categoria, quando fa la conferenza stampa post riforma Cantabria, provocatoriamente, ma fino a un certo punto, dice: abbiamo arrestato 150 presunti innocenti, non puoi più fare i nomi degli arrestati, non puoi fare i nomi dei magistrati che si sono occupati dell'indagine, può parlare solo il procuratore capo, cosa che lui è, quanto procuratore capo di Catanzaro, però questo lascia, diciamo, un campo infinito e imbarazzante sul fronte del controllo, sul fronte anche della libertà e della sicurezza del cittadino. Cioè, non sappiamo più, non possiamo più indagare sulle indagini, non possiamo più dare conto di indagini, non possiamo più approfondire vicende che sono comunque oggetto di fascicoli in procura, in procure italiane. Ultimissimi minuti, se c'è una domanda. Mi dispiace davvero, Carlo, volevo farvi vedere un bel po' di roba, magari lo riorganizziamo da qualche parte al display, come se facciamo vedere un po' di materiale. Tutti questi film di cui vi ho solo brevemente parlato, ovviamente si possono vedere al cinema nelle giornate del festival. È molto interessante, lo so. Bene, vi butto qui giusto il link. Grande Giosuè. Dove l'hai trovato? Il più rapido di... Qui invece c'è il link cioè vi metto il link della puntata del mio documentario. Anzi, ve ne ho fatto un altro intanto. Il primo. Valentina. Sì, era una domanda molto piccola la mia, più una curiosità in realtà. La sua casa di produzione Dersù è per caso, produce anche podcast? Sì. Ah, ok, allora sto sentendo Willy. Ah, esatto. Willy è l'ultima, ti piace? Ti sta piacendo? Mi sta piacendo molto. Mi fa piacere, Willy è il podcast che abbiamo prodotto con podcast di Raimo, Claudio Morici, Alessandro Coltrè, bravissimo, giovane giornalista, Teo Teardo, alle musiche, alla, diciamo, alla drammaturgia sonora, e abbiamo fatto il produttore, il consulente, diciamo, il direttore artistico e consulente editoriale, il supervisore editoriale. È un lavoro appunto dedicato all'omicidio di Willy Monteiro Duarte, però sono contento di averlo fatto, è stato un massacro dal punto di vista produttivo, però importante perché cerca proprio di andare oltre la narrazione giornalistica classica, no? Quindi si dà molta voce agli amici, al territorio dove è accaduto quello che è accaduto. Comunque sì, produciamo anche podcast, una battuta sui podcast, appunto ho fatto quello 12-12-69 dedicato a Piazza Fontana, che è su Audible, non so quanti di voi abbiano iscrizione a Audible, solo le prime 4 puntate, in tutto sono 12, le prime 4 si trovano anche su Spotify, su tutte le piattaforme, sono diciamo aperte le prime 4, e quello era proprio un podcast investigativo. Fino a qualche anno fa il podcast rappresentava uno sfogo importante per il giornalismo investigativo, che non riusciva magari a
a trovare le risorse, gli spazi per fare un documentario video, e purtroppo anche il mondo del podcast si è Netflixizzato, usiamo questa parola inventata, in maniera abbastanza rapida. Non si producono più podcast dove c'è complessità, soprattutto l'altro modo classico, quello del budget. Cioè, tranquillamente, non ho problemi a dirlo, il mio podcast è stata una produzione da 45.000 euro, magari qualcuno di voi si occupa di podcast, io con 45.000 euro non ce l'ho fatta, cioè sono andato forse in pari circa, producendo lungo podcast sulla strage di Piazza Fontana, perché l'inchiesta costa, con queste parole ci possiamo abbracciare, costa sempre, sia in formato audio, sia in formato video, sia in formato cartaceo. L'inchiesta costa sempre perché vuol dire tempo, vuol dire studio, vuol dire viaggi, andare a verificare, spesso inizi, insomma, prendi una strada che appunto non ti porta dove speravi, vai a sbattere contro una porta chiusa, vai a sbattere contro quel muro di cui parlavo prima. L'inchiesta costa sempre. 45.000 euro è un budget che non c'è già più nel mondo dei podcast. Adesso i podcast fanno tutti podcast, si parla di podcast ovunque. Io non credo che siano tutti podcast, un podcast è un'altra cosa. Negli Stati Uniti, dove c'è l'esempio ancora magico nei primi podcast investigativi tipo Serial, ormai una decina d'anni fa, ci sono ancora budget che si muovono fra i 200 e i 300 mila dollari per un podcast investigativo di una certa durata. Quello sì, ti permette di utilizzare il giornalismo investigativo anche in quel formato, e dà delle soddisfazioni, perché non hai questioni di tempo particolari da rispettare, puoi andare in profondità, puoi andare anche a ricostruire cose che con l'audio è meno costoso rispetto a ricostruirle da un punto di vista anche della messa in scena video. Comunque, Verso Production, giusto per .com, l'indirizzo della mia piccola casa di produzione. Mi fa piacere, Valentina, stia ascoltando Willy, e io vi saluto. È stato un piacere, anche se interrotto da goffi tentativi di condividere con voi dei filmati. Sarebbe stato ancora più divertente.